Di solo sono chi mai entrato, ma chi mai fa a destra, chi mai fa il monumento ai caduti, è sempre pronto con le sue attrezzature, che sono tante e diversificate, a creare una scena, a farsi disegnare un fondale, a preparare il teatro d'asse per la danza, spettacolo, festival della Tarantella, a preparare. Questa era la bottega del Verrocchio, nella Firenze dell'epoca. Si preparava per il matrimonio di uno della famiglia dei Medici. Benissimo, e lui era pronto ad armare dei banchetti, ma non solo sotto l'aspetto pietanza, ma anche sotto l'aspetto scenografico. E quindi il Leonardo assiste a tutta una serie di banchincini, tutta una serie di cose fatte e da fare, progettate e non portate a termine, soprattutto l'allestimento scenografico. Considerate che i Medici sono coloro i quali hanno sistemato quel giardino di Palazzo Pizzi, che a solo a guardarlo presentava un'armonia scenografica, un dominare la natura, commentandola in un certo modo, quelle siepi disegnate a chiave di violino, quel concetto stesso della natura che veniva conforme, e già sono l'introduzione ai principi rinascimentali. Sotto l'aspetto culturale, che cos'era questa seconda metà del 400? Era un mondo fatto di platonici. Pico della Mirandola, per esempio, Marsilio Ficino, oppure che erano dei pensatori allineati all'idea platonica. Il mondo va così, e poi c'era una parte cosiddetta dei ribelli, cosiddetta degli aristotelici, cosiddetta di coloro i quali volevano conoscere non solo l'uomo, ma anche il mondo, ma anche e soprattutto l'universo. Quindi la ricerca va in quella direzione. Ecco che a un certo punto c'era questa squadra cosiddetta dei selvaggi, cosiddetta dei contestatori, cosiddetta degli aristotelici, uno coloro i quali, disponendo dei cadaveri, lo aprivano, lo squarciavano, lo spogliavano per comprendere il sistema delle vene, per comprendere come era fatta all'interno della testa. E sono degli studi che poi ritroviamo in una serie di appunti. Il codice Atlante, no? Qui apriamo un altro argomento importante. Il codice Atlante, questa parola Atlante ci fa pensare a chissà che cosa, mentre invece non è altro che il sistema tipografico. Il tipografo impaginava, e quindi è una pagina libera, pulita, bianca, dove sopra ci è incollata la pagina degli appunti di Leonardo. Quindi abbiamo una doppia pagina in cui viene riportato, quindi ogni pagina è fatta di due interpreti, però non sono sfogliabili, sono attaccate sopra. E questo sistema di impaginare si chiama Atlantica, e questo nasce il codice Atlantico. Ma quello che è pervenuto a noi sono degli appunti e degli scritti che sono passati tra le mani di tantissime persone. Il dottor Cunego, Bazzuto, ha tagliato tutte le figure, perché doveva dividere le figure che appartenevano ai soggetti dipinti e le figure che appartenevano alle scienze. Mentre che lì invece un blocchetto su era unico. Ora, questo codice Atlante non mi dà impressione, non era altro. Vi è mai capitato di avere, signore, venite a sedere, altrimenti vi staccate e poi dopo ve ne andate, vi perdete la cena. Giulia è una di quelle signore che in una serata estiva, che però alle 9 di sera ci stava un cicchinetto, che rimanete lì e Ambrogio a fare questa conferenza Coppa del Mar. Su Leonardo a Villafondo.